partiti da 30 secondi. Buon Juve Salernitana. Subito l'apertura in verticale con la Juve che mette dentro questo pallone, spazza via Dia. L'impostazione di Bron che cerca Mazzocchi. Vai all'intervento, Cuadrado. Mazzocchi si invola verso l'area di rigore, dentro l'area di rigore Mazzocchi, doppio passo, il tiro in porta. Incredibile Candreva. Incredibile Candreva, il gol. Quadrado, basta Quadrado! Basta! Che giocata, buco, ragazzi, della Salernitana. Buco di Quadrado, ma che buco di Quadrado che si perde il pallone. Di rigore, pallone per Piontek. Sfiora il gol la Salernitana, mano. Chiede il calcio di rigore per un tocco di mano. Che brivido. È già non sicuro. E addirittura Piontek è così sicuro che va a prendersi il pallone per calciare dal dischetto. Piontek contro Perin, minuto 49, è praticamente finito il primo tempo. Parte Piontek, spiazza Perin. Oh, basta. Basta, cosa vuol basta, dire? Basta, via, cambiate qualcosa. Visto le parole del presidente, qui le cose non vanno. Non ti puoi permettere, dopo quello che hai detto, tu presidente, che si perda una partita in questo modo. Basta, si cambia, via. Quindi esonerato. Tu che gli avresti tolto? Esonerato. Esonerato. Al posto di Allegri chi avresti? Chi De Zerbi. Kostic combatte, confusione a sinistra con Bene. Buono! Di Kostic! Sì! Attenzione a Fagioli adesso, lascia il pallone per Cuadrado, lo sprint del colombiano va via, resta in piedi, area di rigore, Cuadrado in area, Alexandro, rigore per la Juve e battilo in fretta che andiamo a vincere. Dai, incredibile. Vai Leo, no, parata, gol. Cosa è successo? Ha sbagliato il rigore, per fortuna la palla rimane davanti, Sepe la ribatte ma breve, la lascia lì davanti, Bonucci è bravo a coordinarsi col mancino al volo a mettere dentro questo pallone. Calcio d'angolo, tutti dentro allora, tutti dentro perché la meritiamo i tre punti sul finale. No. Cuadrado che chiama lo schema, sei giocatori della Juve dentro. Gol! Oh! Gol! Aspettiamo perché VAR non va a finale. Bravo. E c'è Bonucci che tenta qui. Ma l'ho detto prima. Un attimo, il colpo di testa. Cosa dobbiamo fare? Il colpo di testa di Milik, la spizzata di Milik. Spizzata di Milik. Qui Bonucci interviene in posizione irregolare. Però bisogna capire se. Aspetta, Luciano. Dà fastidio aspetta. Al. Bonucci cerca di toccare la continua palla. A menarsi, si menano qua. Da una lista tra i giocatori. Qua quindi, non dovete perdere la quindi, testa, eh? In teoria, Bonucci ha disturbato il portiere. È un po' quello che è successo ieri sera con l'azione del Milan. Ecco. Quando Giroud interviene in qualche modo disturbando il giocatore. Se Bonucci non avesse fatto il tentativo di colpire la palla, non sarebbe successo nulla. Invece, facendo così. In teoria puoi disturbare il portiere, lui era in fuorigioco Bonucci. Qui dovrebbe togliere la munizione a Milik. No, quella rimane. Tutti in campo, forse lui cerca di partecipare. Però, un attimo, l'arbitro riesce ad andare al VAR. Va al VAR. Allora, Bonucci è in posizione irregolare. Perfetto. Cioè, la posizione poi, irregolare. Se è passiva o attiva. Non disturba Sepe. Beh, chi lo dice che non disturba, scusami? Non disturba Sepe. Attenzione! Annullato! Pazzesco! Ma ve l'ho detto! Pazzesco! No, Valerio, scusa, Valerio. Vai, era evidente.